Per riconquistare la persona amata è molto utile la tecnica shock. Che cos'è la tecnica shock? Allora, andiamo per gradi. Dobbiamo tenere presente che intanto, se dobbiamo riconquistare qualcuno, dobbiamo immaginare gli occhi di questo qualcuno, perché ovviamente il presupposto di fondo è che questo qualcuno ci abbia lasciato e, siccome ci ha lasciato, si è costruito un'immagine negativa di noi, cioè comunque pensa che non siamo in qualche modo la persona adatta a lui, non gli avremmo dato emozioni, da un punto di vista logico non ci avrà giudicato all'altezza, adeguati, idonei, insomma le motivazioni possono essere molteplici, ma di fatto questa persona non ci ha etichettato nel modo giusto, nel modo migliore. Quindi per riconquistarlo in prima istanza dobbiamo destrutturare questa sua credenza. Per destrutturare una credenza, ci sono molti modi, ma quello più efficace è quello di una tecnica shock, una tecnica che generi uno shock emotivo in modo tale che la sua realtà si azzeri. E vedremo adesso come fare. Nel momento in cui la sua realtà si è azzerata, avviene una cosa interessante. Inizia a ripensarci in modo diverso. E quindi inizia a viversi una sorta di pentimento per averci lasciato, perché probabilmente nella sua testa inizia a scattare il pensiero, ma allora non è come io credevo che fosse, e quindi mi sono sbagliato, mi sono sbagliata, e sarà lui a essere, diciamo così, spinto a farci delle richieste, a farci delle avance, a ricontattarci. Ma e quindi qual è questa tecnica shock completamente destrutturante la sua posizione? E bisogna fare qualcosa di eclatante, o qualcun altro, una spalla, qualcosa, deve raccontare che è stato fatto qualcosa di eclatante, qualcosa che diciamo sconvolga il suo modo di pensare, qualcosa di completamente diverso da quello che facevamo di solito fondamentalmente. Ora, e deve essere qualcosa che generi una forte emotività al pensiero, di ciò che abbiamo fatto. Quindi deve essere un atto che vada a, come dire, a interrompere, a creare una discontinuità tra ciò che eravamo prima e tra ciò che eravamo dopo. In modo tale che questa persona, quando pensa a ciò che abbiamo fatto, non ci può più pensare come eravamo prima, ma deve pensare a un qualcosa di diverso. Ovviamente questo qualcosa che facciamo, che abbiamo fatto, deve essere un qualcosa che, diciamo, risalta alla sua mente come qualcosa di emozionante, che susciti una forte emozione positiva. Quindi ognuno di noi deve pensare alla persona, diciamo, che gli interessa riconquistare e capire che cosa potrebbe fare. E d'altra parte deve essere fatto in modo visibile all'altra persona, in qualche modo. E quindi qua sta la nostra abilità, qua sta l'abilità del riconquistatore shock, diciamo così. È un qualche cosa che, diciamo, commuove, che genera emotività in modo profondo. Se riusciamo a fare questo, riusciamo a destrutturare la visione che abbiamo, la visione che l'altra persona ha di noi, e possiamo ricominciare perché sarà lui o lei a ricercarci, perché vorrà andare a fondo, vorrà mettere in atto un accertamento, perché quando si crea un grosso dubbio la persona ha bisogno di fare un accertamento, quindi ci ricercherà. Per questo video è tutto, seguitemi anche sul blog istituzionevip.com.